Bologna era un po' il centro del mondo all'epoca raggiungibile. Era la città allacciata al resto d'Europa, dove si ascoltava la musica d'avanguardia, dove c'erano gli artisti che più o meno seguivo. Tutti avevamo vissuto un disagio in provincia. A casa nostra eravamo tutti delle mosche bianche, ma qui formavamo una comunità. Dove ti becco? Al modo o dove sei in giro? Io guarda, io ce l'ho pure il numero tuo, scambiamoci anche un messaggio una volta che dai, sia in giro. Chiedo, sono qua per te loro. No, c'è lui per me. Qui al Pratello, Emilio è per tutti Mimì, il protagonista del suo libro. E questo non è sfuggito ai nuovi dominatori della città. E io ho letto il libro, La notte del Pratello. Sì, sì, Emilio, ovviamente. A Luigi interessava un po' la storia del Pratello dagli anni 90, insomma, cioè. Non ce ne siamo accorti nessuno, ma un giorno siamo usciti di casa e la città era invasa di turisti. Mi piaceva che loro osservassero quella che era la mia quotidianità. Adesso faccio un po' più di fatica perché mi sembra che la città sia un po' congestionata da un turismo che poi è un turismo gastronomico. La notte del Pratello è la storia di due amici, Mimì e Leo, che vivono nella variopinta umanità di questa via, sgombrando cantine e solai. E qui diciamo che è stato un po' il cuore della mia giovinezza. 76 e 78 di via del Pratello, e erano due case popolari, che erano disabitate. E così una mattina molto presto, dal cortile con una scala entrammo. Leo, è questo che siamo? Leo, è questo che siamo? Leo, è questo che siamo? Era una realtà così eccessiva che il mio dubbio era, dico, ma la gente poi ci crederà a quello che racconto. C'è forza nella pioggia che bagna il bordo del lavandino, le mie braccia tese oggi. Qui c'era anche un grande fermento musicale, però poi c'era il problema che nessuno di noi sapeva cantare. Io ce li ho dei testi, perché ogni tanto mi mettevo lì con un taccuino a scrivere delle cose e tutti mi hanno detto, ma mettiti di fronte al microfono. Dico, ma io non so cantare. Dice, dille come te escono fuori. C'era una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Una canzone che mi ricorda molto il Pratello forse è Litio, in cui parlo di Leo Mantovani, che è anche diventato un personaggio sia delle canzoni dei Massimo Volume che dei miei libri. L'ho visto una sera nella pubblicità di una birra, coi tuoi anelli da baro, le guance smagrite. Parevi un De Niro allucinato, capitato lì per lì.